Monti sulla sospensione di questo calcio italiano. Lui ha detto 2-3 anni, si è espresso così. Ascoltiamo cosa ha detto oggi in conferenza stampa. I soldi dei contribuenti per ripianare perdite delle società di calcio è un malcostume continuo con il moltiplicatore di tutta l'attenzione che il calcio giustamente merita presso l'opinione pubblica. Non sto facendo una proposta e men che meno una proposta che viene dal governo, ma è un desiderio che qualche volta io, che pure sono stato molto appassionato di calcio tanti anni fa, quando il calcio era il calcio, un desiderio che qualche volta dentro di me sento. Se per 2-3 anni, per caso, non gioverebbe molto alla maturazione di noi cittadini italiani una totale sospensione di questo gioco. Ecco, però quindi aspetta, sottolineiamo, ha detto non è una proposta del governo, non è una ha detto proposta un'altra cosa gravissima. È un mio pensiero. Ha detto una cosa da ignorante qual è. È un grande ignorante questo primo ministro. Come può dire che l'erario finanzia le perdite delle società di calcio? Non è vero. Ma cosa ne sa lui? Ma cosa dice? No, vabbè, ma io non so. Ma cosa dice? Le società di calcio pagano lo Stato. Lui ha detto all'inizio, non è giusto che i soldi dei contribuenti vadano a ripianare i debiti delle società di calcio. Non è vero questo. Qualcuno dovrebbe dirglielo. Ma io dico, ma in mano a chi siamo? Visto che è il presidente del Consiglio, certe cose farebbe meglio dirle ai suoi amici, se li ha, oppure magari agli altri suoi amici politici. No, mi sembra ovvio. Lui non ha amici. Loro fanno lui ha superiori. Lui non ha amici, è superiore. Assolutamente, non sono assolutamente d'accordo con quanto detto, perché non c'è una logicità su quello che ha detto.